Momenti di agitazione da parte dei lavoratori si sono registrati questa mattina presso il cantiere della metropolitana alla stazione Toledo. Presenti anche i sindacati della CGIL Fillea. Ascoltiamo Ciro Nappo ai nostri microfoni insieme alla testimonianza di un lavoratore. Lavoratori a rischio licenziamento, per cui l'azienda ha comunicato ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che a giugno dovranno essere licenziati i lavoratori. Noi riteniamo che ci siano tutti i presupposti perché questi lavoratori non siano licenziati, perché continuano ancora a lavorare in metropolitana e nell'opera della metropolitana. Noi chiediamo al CIPE di accelerare i tempi per l'approvazione del progetto, in modo che comunque con la chiusura dell'anello e con gli 810 milioni che comunque sono a disposizione, questi lavoratori non avranno, non andranno in quelle file disoccupate che centinaia e centinaia di lavoratori edili oggi stanno già ingolfando questa cosa. Ci sono i presupposti, ci sono le condizioni perché non vengono disperse queste figure professionali che da anni lavorano in metropolitana. Sentiamo la voce di un lavoratore, una doccia fredda questa notizia per tutti voi, anche perché avevate avuto insomma delle garanzie, soprattutto quando sono state consegnate le altre opere, della continuità della vostra, del vostro lavoro al servizio per l'appunto di questa struttura. Sì, certo, perché quando abbiamo consegnato la stazione di Bovio, sia pure questa di Toledo, durante le passerelle sia il presidente Caldoro che il sindaco De Magistris hanno dichiarato pubblicamente, perché non stavamo solo noi presenti, ma anche tutte le persone che sono entrati nella stazione per vedere l'opera compiuta, che i lavoratori non si dovevano preoccupare. Nessun lavoratore veniva licenziato perché loro politicamente mettevano il massimo impegno per i finanziamenti e per l'apertura dei nuovi cantieri. Questo non è avvenuto. Tutt'oggi, oggi stiamo parlando di licenziamento che loro ci avevano assicurato che non c'erano. Però al momento continuano a pressare le imprese per completare quello che sta oggi in campo. Questi 2-3 mesi di lavoro li vogliono far fare in un mese. Questa è la loro volontà.